siamo completamente alla fine di questa partita. Il tuo giudizio, secondo tempo l'Allao ha retto bene l'impatto di questo match. Sì, il primo tempo mi ha pronunciato bene su tutti i punti di vista, tenuto a base tutti i giocatori del Lugano. A partire dal secondo tempo non siamo più stati, abbiamo più lavorato come squadra, abbiamo smesso di pattinare e di lavorare duro. Forse avete un po' sciupato con questo 5 contro 3 alla fine del primo tempo, dove potevate magari sbloccare il risultato? No, non penso che influenzi con il risultato dopo, però chiaramente non siamo riusciti a sfruttare questa occasione e è stato peccato. Come giudichi la tua stagione? So che la sua prima stagione in Serie A stai facendo comunque molto bene. Sì, personalmente sta andando molto bene questo inizio di stagione. E, sì, speriamo che continui così, devo continuare a lavorare e tenervi il posto in squadra. L'Allao che quest'anno per un paio di stagioni non ci sarà retrocessione. Questo dà più possibilità anche a voi giovani di emergere, anche perché poi l'Allao se non sbaglio gioca con 3 stranieri su 4. Sì, questa è un'occasione enorme per noi giovani, soprattutto nell'Allao, che dà tanto spazio ai giovani e dobbiamo sfruttare questa occasione. Dove può arrivare questo Allao? Può tentare di voi arrivate da 2 vittorie consecutive, può tentare di acciuffare magari il 10-8, vi dà la possibilità ancora di puntare ai playoff? Sicuramente questo è il nostro obiettivo, noi la guardiamo partita per partita, cerchiamo di prendere più punti possibile e poi vediamo dove siamo alla fine. Ti ringraziamo e sono il campionato, ti do i complimenti per quello che hai fatto. Grazie mille. Grazie.